Siete una delle peggiori e più avvilenti esperienze che si possano augurare a un insegnante. E se permettete, voglio dirvi un'altra cosa. Hanno capito subito che aria tira. Infatti, all'uscita, tutti a ruffianarsi. Pacche sulle spalle, professore qui, professore lì. Sì, professore, questi giornali, sta al posto tuo. Oggi ci siamo trasferiti nella casa dei nonni di Roma, che sono morti. Mettiti le mani sul volante, Agata! Oh, oddio, non fermati! Non il fascismo è stato sconfitto dalla storia! Io vorrei che si esprimesse, anche chi finora non ha parlato. A Montalto tra ragazzi di queste cose proprio non se ne parlava. Ma ci stanno le teste rasate? I miei cuginetti quando hanno preso il ridocchio alla scuola materna. Cioè che Caterina è diventata la meglio amica della figlia di un ministro. Cioè, non so se è proprio un ministro, però si è fatta un sacco di amiche nuove, sì. You were supposed to be here at 9 o'clock this morning. E se fratello di Daniela? Io sono una sua compagna di classe, mi chiamo Caterina. Hai finito il culo. Qui non avevo pensato di venire a prendere la bambina. L'ho mandata a chiamare, adesso viene in camera con Margherita. Tengo quella, aiuto, andiamo. Poveraccia Caterina. È veramente troppo sfigata quella ragazza. Dai. Quella è gente privilegiata. Noi per loro siamo niente. Ma come ti permetti? Tu mi devi lasciare.